C'è un detto, chi sa è padrone degli altri. Noi stiamo creando una cultura nuova, perché è la prima volta che si parla di questi argomenti. Naturalmente, noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che fino ad oggi non si è potuta esercitare una sovranità monetaria da parte della sovranità politica, perché mancavano le basi culturali per farlo. In particolare mancava la legge della rarità, mancava la consapevolezza che il valore è una dimensione del tempo e non dello spazio, quindi è una previsione, non è merce il valore. Quando noi abbiamo capito queste basi, allora con una cultura solida di base si può creare una sovranità monetaria razionale, perché è vincolata a quello che tecnicamente si chiama il principio di discrezionalità tecnica. La discrezionalità tecnica si distingue dall'arbitrio, che l'arbitrio fa quello che cavolo gli pare, come oggi. Il governatore della Banca Centrale è insindacabile. L'articolo 107 del Trattato di Maastricht impedisce qualunque collegamento, qualunque contatto, qualunque sollecitazione dai governi e dalle banche centrali nazionali alla Banca Centrale Europea. Quindi, per convenzione internazionale, il Duisenberg può fare quello che cavolo gli pare, secondo la formula di Einaudi. Quando fu chiesta a Einaudi qual è la legge della rarità, lui disse: alla rarità dell'oro si è sostituita la saggezza dei governatori. Quindi ha definito che il governatore è un saggio per antonomasia, e siccome un saggio, anche se è un fesso sostanzialmente, però essendo governatore di botto diventa, qualunque cosa fa lo può fare, perché si è sostituita alla rarità dell'oro la saggezza del governatore. Qualunque cosa fa il governatore è saggio per definizione, è giusto per definizione. Ora, noi su queste premesse abbiamo visto che questa saggezza ha portato a 50 milioni di morti di fame, che muoiono ogni anno